a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Oggi vedremo come fare delle foto perfette in ogni situazione, ma noi ci vediamo, come al solito, dopo la sigla. Bene ragazzi, spero che anche questa sigla vi sia piaciuta come le altre e fatemelo sapere comunque con un commento. E il primo trick da applicare alle vostre fotografie è di scattare sempre il RAW oppure alla massima qualità possibile. In questo modo, quindi scattando il RAW, eviterete di fare piccoli artefatti con la luce o comunque di avere un file più malleabile che potete farci più modifiche possibili senza perdere qualità. Per massima qualità possibile intendo anche i megapixel, quindi se avete magari un telefono o una macchina fotografica che scatta 24 megapixel, scattate a 24, non a 12 o a 16, scattate a 24 per avere il file più malleabile possibile e magari se avete una foto storta con 24 megapixel potete zoomarla senza perdere più di tanto qualità. Il secondo trick è di avere un'illuminazione corretta, quindi non avere immagini sottoesposte o sovraesposte. In questo modo eviterete di buttare immagini che sì, lo so che con RAW si possono comunque aggiustare molte cose, ma non sempre l'illuminazione, se è completamente scura, se è completamente chiara, si può aggiustare con il RAW. In questo modo comunque stanno già attenti nella fase di scatto, vi eviterete di buttare via tanti scatti che magari potrebbero essere scatti perfetti ma sono veramente troppo pochi esposti o troppo esposti. Fondamentale anche la regola dei terzi, quindi in questo momento non è proprio applicata perché sono in centro e molte persone dicono che la regola, cioè lo stare in centro, fare stare in centro il soggetto è sbagliato. In realtà non è sbagliato, ma è molto banale, nel senso che se mi spostassi in questo momento sull'angolo, avete sicuramente, non so, per un'intervista, secondo me è molto più corretto. Però per i video di YouTube preferisco stare in centro, esattamente in centro perfettamente. In questo momento è abbastanza bilanciato, comunque c'è questo semiquadrato dietro di me con me in centro, in questo modo avrete una composizione bilanciata. Adesso mettiamo a confronto due immagini, in realtà la stessa con la regola dei terzi applicata e la regola dei terzi non applicata. Qui abbiamo un palazzo Unicredit con la regola dei terzi non applicata e qui con la regola dei terzi applicata. Io in questo caso onestamente tendo a preferire quella con la regola dei terzi applicata, perché se no la composizione risulta forse poco bilanciata secondo me, ma molte volte la regola dei terzi può anche essere non utilizzata. Certo, se non è utilizzata ci deve essere comunque un perché dietro. Il peso visivo è la zona, cioè quanto un oggetto pesa nello spazio. È un concetto molto difficile da capire, ma in realtà quando si capisce poi non è neanche troppo difficile da applicare. Per esempio se io in questo momento metto di qua e di là non ci fosse niente, io avrei un peso visivo che da questa parte, quindi di là risulterebbe poco bilanciato o comunque non sarebbe un'immagine per me, per quanto mi riguarda, perfetta. Questa cosa che adesso vi dirò l'ho detta anche in un altro video, difatti è molto importante che voi siete esposti di più, cioè nel senso che lo sfondo non sia più luminoso di voi. Questa è una cosa che ho riscontrato in molte fotografie di molti amici, di molti colleghi, ed è effettivamente un problema, perché se io sono esposto in questo modo